Oggi è puntata ricca quella di Fuori Programma, proprio perché la giornata dedicata alla preghiera per le vocazioni. Non potevamo non avere, dopo il pastore della nostra diocesi, il ritorno di Don Pasquale Pio, ma non è da solo questa volta, con tanti amici ed è una sorpresona che ci ha fatto. Intanto grazie e bentrovati a tutti. Buongiorno, bentrovata a te. Buongiorno, grazie, bentrovata. È difficile con tante persone in collegamento, non mi è mai successo tanti. Quindi, insomma, ci dobbiamo un attimo coordinare, così come avviene nella vita. Ma noi siamo capaci di darci al meglio della vita, e anche questo il tema, no? Ripreso da Papa Francesco per il messaggio di questa giornata. Don Pasquale, presentaci i tuoi amici che hanno tutti un colletto. Molto volentieri, sembra un piccolo presbiterio stamattina. Ci siamo Si riuniti in questo concelebra. piccolo presbiterio. Il primo è Don Roberto Ligorio, sacerdote della diocesi di Brindisi, ordinato il 29 giugno di 3 anni fa, ormai, 28. 2 anni fa, 2 anni fa. E adesso è studente a Roma. E sta finendo proprio in questo periodo la licenza. Quindi gli studi di specializzazione in teologia fondamentale, e per far poi ritorno nella propria diocesi. Secondo, Don Domenico Pinto, anche lui ordinato 2 anni fa, il 29 giugno, in contemporanea, il 28 giugno, in contemporanea con Roberto, e attualmente lui è sacerdote della diocesi di Castellaneta, attualmente è viceparroco della chiesa madre di Mottola, giusto? Non mi sbaglio. No. Poi il terzo, ultimo, ma non ultimo, Don Damiano Nigro, sacerdote della diocesi Eccomi. di Taranto e sacerdote dal febbraio dell'anno scorso, Un e anno. attualmente viceparroco della parrocchia Spirito Santo a Taranto. Ecco, chi Quindi, sono io ormai? Mi ci conoscete? siamo, ci siamo. Ci Possiamo siamo. bisogno di presentazione. Sorvolare su Don Pasquale Pio. Certo, anzi, oggi sorvoliamo su Don Pasquale Pio. Allora, oggi è una giornata particolarmente bella per la Chiesa, ma non solo, perché le vocazioni sono a 360 gradi. Anche io ho la mia vocazione da moglie, così come tutti quelli che ci seguono, ognuno di loro ha scelto una professione e su quella poi, insomma, a quella ha detto il suo sì. Non soltanto al Signore, ma al compagno che è accanto. E tutto questo prevede tantissimi ostacoli, tantissime difficoltà, no? Ci vuole tanto impegno per portarle avanti. E noi non possiamo che riprendere il discorso, il messaggio di Papa Francesco, anche se siamo situati geograficamente in posti diversi, però penso che insomma, il messaggio sia arrivato puntuale a tutti, anche perché l'ha scritto un po' di tempo fa. E prendere in considerazione alcune di quelle parole chiave che lui ha usato. E io comincio dal primo che ho sullo schermo, ed è Don Roberto, che in questo momento si trova a Roma, se ho capito Sì. bene. Ecco qua. Questa vocazione, ecco, com'è arrivata? Quando si è capita? Perché un po' tutti se lo chiedono, no? Arriva così chiaramente o è da comprendere, da interpretare? È chiaro che la vocazione è sempre un mistero e a me ha sempre colpito un'espressione che usò San Giovanni Paolo II in un'udienza il 29 settembre del 93, in cui lui parlava della vocazione in questi termini. Diceva: ogni vocazione è un dono di Dio secondo queste parole di Gesù: io ho scelto voi. E allora è una scelta, possiamo dire, è un'elezione di Gesù che tocca sempre la persona, ma è chiaramente questa persona vive in un contesto, in una famiglia, una società. E allora la vocazione è un dono, ma anche una risposta a questo. Quindi, un po' rivedendo un po' tutta la mia storia, posso dire che veramente il Signore mi ha raggiunto attraverso persone, e le persone sono quelle mediazioni attraverso le quali il Signore ti parla, ti comunica, no? E poi chiaramente scopri anche la bellezza di far parte anche di una grande famiglia che è quella della Chiesa, quindi è un cammino che si fa insieme, quindi la vocazione nasce sempre in un contesto comunitario.
comunitario, e quindi non sei solo tu, quindi sei accompagnato. E diciamo che io nel corso della mia vita ho incontrato delle persone belle, innanzitutto sacerdoti innamorati della loro vocazione, che veramente mi hanno trasmesso la bellezza di seguire Cristo e di seguire il Vangelo. E qui il desiderio nasce, no? Con la domanda, dice, perché non provare, no? Poi ti arrivano anche quelle proposte, dice, ma hai mai pensato di diventare sacerdote? E quindi lì, piano piano, mi sono messo in ricerca, fidandomi di quelle persone, appunto, come dicevo prima, che mi hanno accompagnato, si sono messe a fianco, facendomi scoprire la vocazione, no? Il fidarmi. E poi mi sono sempre piaciute quelle parole del profeta Geremia che dice, mi hai sedotto, Signore, e mi sono lasciato sedurre, e hai dato forza e hai prevalso, no? Questo accade nel momento in cui tu ti apri al Signore nella preghiera, nell'ascolto assiduo della parola, perché sono i mezzi attraverso la quale il Signore ti parla, no? Oltre alle persone, anche la parola di Dio che ti parla, che ti comunica, no? E che ti fa appunto scoprire che sei chiamato per qualcosa di più grande, no? Un dono che è appunto quello della vita, ma questo dono da restituire per qualcosa di più grande. E così io mi sono fidato di quello che appunto il Signore mi chiedeva. È chiaro che la vocazione sacerdotale è sempre una vocazione un po' controcorrente, no? Perché è una scelta veramente coraggiosa, però che ti riempie di pienezza. Ti riempie veramente di pienezza e veramente dai senso pieno alla tua vita. E quindi questa è la motivazione per cui poi mi sono poi lasciato, diciamo, travolgere da questa ondata, no? Da questa ondata, e appunto aprirmi al Signore e quindi spendermi per gli altri, perché noi sacerdoti diventiamo sacerdoti non per noi stessi, ma per il popolo. Per il popolo, per gli altri, quindi è un dono che viene fatto alla persona, ma che poi questo dono deve essere speso per gli altri. E questo mi dà gioia e viene. E si vede, insomma, affascinato dalla scrittura, poi quando uno è così preso si vede, vedi Don Pasquale non si ferma mai, avrebbe, insomma, sarebbe potuto andare avanti per ore. Noi purtroppo abbiamo un tempo televisivo e dobbiamo interromperti, ma ci ritorniamo su, perché comunque poi ci sono anche tante altre vie piccole da percorrere per arrivare a quella strada lunga e definita. Don Domenico, è successa la stessa cosa anche a te, affascinato oltre che dalla scrittura, dalla gente che in quel momento avevi accanto? Beh, certo, io dico sempre, quando mi chiedono di raccontare la storia della mia vocazione, che la vocazione nasce con un sì alla volta. Cioè, io non posso immaginare un giorno nel quale è nato tutto quanto. Innanzitutto, sicuramente, la mia vocazione è nata con la mia vita, con la stessa mia vita. E all'interno di questa vita il Signore ha, come dire, innestato delle piccole, grandi occasioni che mi hanno portato a capire che è quella la strada che dovevo scegliere. Davvero un sì alla volta, cioè anche magari, come diceva Don Roberto, un incontro, una parola detta, accettare un invito, può spalancarti dei portoni, può aprirti una strada che ti condurrà chissà dove, magari una piccola occasione può essere un seme del quale tu vedrai i frutti dopo. L'importante davvero è, questo lo dico anche sempre ai giovani che cercano il proprio cammino, non pensare di dover arrivare alle conclusioni immediatamente, no? Tutto è subito. Ma la vocazione si costruisce insieme con il Signore, attraverso dei piccoli sì, attraverso dei gesti di fiducia nei suoi confronti, che ovviamente cerca di parlarci anche attraverso la gente che ci sta accanto, le occasioni che ci capitano quotidianamente. Bella anche questa versione, non capita forse alle coppie quella di ricevere un po' tanti sì per prendere una strada, per fare una scelta? Poi magari, ecco, ci soffermiamo con Don Pasquale. Dimmi, Don Domenico.
No, dicevo che di solito faccio sempre il paragone, no? Quando parlo della mia vocazione sacerdotale, con appunto l'innamoramento di due fidanzati. Anche per loro nasce con un piccolo sì la loro storia, magari un invito per un caffè, mm-hmm. e poi succede l'inaspettato. Ecco, così sempre con il Signore. Bella questa visione, questa versione. Don Damiano, a te com'è capitato? Sei caduto da cavallo come San Paolo? Come San Paolo. Sì, in ventana la mia storia è un po' particolare. Attraverso un incontro così straordinario con un sacerdote che era davvero innamorato di Gesù, e attraverso la sua persona ho conosciuto la bella esperienza del seminario. Io ho avuto l'opportunità di frequentare sia il seminario minore, cioè durante gli anni del liceo, sia il seminario maggiore, l'università che si trova a Molfetta. Sono state due esperienze che mi hanno plasmato, soprattutto l'esperienza del seminario minore, io l'ho frequentato a Taranto, dove attraverso, come diceva Don Roberto, tanti sacerdoti innamorati di Gesù, no? Ho potuto davvero fare un'esperienza di Gesù vivo, presente, che cambia la vita se davvero tu ti fidi di Lui. Diciamo che mi sono fidato di Gesù. La mia storia è una storia semplice, vengo da una famiglia semplice, e sono entrato in seminario quasi per gioco. Non capivo bene cos'era il seminario, però poi davvero attraverso una storia quotidiana di fiducia reciproca con il Signore, no? C'è stato un amore che cresceva giorno dopo giorno. Non sono entrato in seminario per diventare prete. Il mio rettore mi insegnava sempre una cosa importante che ho custodito nel cuore. Lui ci diceva sempre: mi raccomando, voi entrate in seminario non per diventare preti, ma per diventare uomini, cioè per essere uomini coraggiosi, uomini che sanno affrontare la sfida quotidiana. E così è stato per me. Sono entrato in seminario e ci sono restato proprio per essere un uomo vero, un uomo che sapeva camminare con le proprie gambe. E ancora oggi penso di essere, prima ancora che prete, un uomo formato, un uomo maturo. Però accanto a questa mia umanità mi rendo conto che giorno dopo giorno c'è il Signore che mi accompagna. E oggi sono prete proprio perché mi sento davvero custodito da Dio. Don Roberto prima ricordava il capitolo 15 di Giovanni, no? Di San Giovanni. Non voi avete scelto me, ma io ho scelto voi. E davvero è questo il mistero profondo della chiamata. Non un essere degni, ma un essere chiamati da Dio e scelti perché Lui ci ama. Ecco, e penso che oltre che per me questo sia un invito per tutti, un riscoprirsi chiamati e amati da Dio. Gesù non chiama alcuni perché sono speciali, ma Gesù ci chiama per metterci al servizio del suo popolo, perché tutto il popolo è santo. Allora penso che attraverso la nostra storia, attraverso la nostra vocazione, tutti dobbiamo riscoprirci santi per chiamata, perché Gesù ama tutti di un amore immenso, uguale. E questa mia chiamata è la chiamata di tutti. Penso anche alla nostra amicizia, no? Con gli altri sacerdoti che oggi sono qui presenti. Per me la nostra amicizia è un po' un riflesso di quell'amore di Dio che sempre mi accompagna. E non vi nascondo che la nostra amicizia, penso sia anche un luogo in cui Dio viene ad abitare. Ecco, allora come mi sento chiamato? Mi sento chiamato da Dio attraverso l'esperienza quotidiana, attraverso un amore che sempre mi precede e mi accompagna soprattutto. Che bello, tante sfaccettature di una stessa vocazione, la chiamata del Signore. Ci fermiamo soltanto per qualche istante, ma tenete bene in mente quello che avete ascoltato, perché poi ci torniamo subito dopo una brevissima pausa. Ed eccoci qua, insomma, tante bellissime vocazioni, tanti bellissimi racconti abbiamo ascoltato, sono tre in particolare, ma è bello tutto, ogni storia per un motivo diverso, il fascino di Dio, il fascino della gente che ci circonda in determinati momenti della vita, che ci fanno dire sì, la bellezza di avere degli esempi accanto, come è successo a Don Damiano. Don Pasquale, questo è fondamentale, no? Avere qualcuno un esempio da seguire. Abbiamo bisogno di guide, non possiamo camminare da soli. Il cammino della Chiesa è il cammino dei discepoli di Emmaus. Ne abbiamo ascoltato il racconto domenica scorsa, ci ha fatto anche compagnia la sera di Pasqua. Non possiamo fare a meno di camminare insieme. Anche questo modo nostro di fare fraternità nel piccolo,
e fraternità trasversale fra varie diocesi, questo continuare un'amicizia che è diventata sacramentale anche fuori le mura del seminario, dopo il tempo della formazione, dice molto di questo camminare insieme. Ognuno diventa guida per l'altro, ognuno diventa faro, esempio per l'altro in alcuni aspetti della vita, del proprio carattere, ecco, in alcuni momenti che magari qualcuno ha già vissuto prima e che diventano anche occasioni per spianare la strada di una soluzione avanti a qualche altro. Quindi non possiamo fare a meno di questo accompagnamento che deve essere discreto. Gesù ci dà uno stile quando si affianca ai due discepoli sconsolati che tornano alle loro occupazioni quotidiane ad Emmaus. Il primo passo è sempre l'ascolto, l'ascolto premuroso, l'ascolto disponibile e disinteressato. È un ascolto che deve essere molto molto discreto, quasi non dobbiamo farci riconoscere dagli altri, perché non facciamo proselitismo, non dobbiamo per forza convincere qualcuno a tirarlo dalla nostra parte come se noi proponessimo o propinassimo una ideologia che oggi c'è e che magari domani può essere soppiantata da qualche altro. Poi c'è il secondo passo, che è il passo dell'ardere, del far ardere il cuore. Noi ci confrontiamo con la parola, e quella è il primo grande maestro, la prima grande guida, lo Spirito Santo, il maestro interiore, lo chiamava Sant'Agostino, che diventa indispensabile. Prima sia Don Roberto che Don Damiano, ecco, citavano la scrittura durante il nostro percorso vocazionale, ma durante il percorso vocazionale di tutti è indispensabile questo confronto con l'altro, con la maiuscola. È vero, il confronto con la carne e il sangue di chi ci sta di fronte è importante, ma complementare diventa anche il confronto con l'altro per eccellenza, di fronte al mistero nel quale noi siamo inglobati e troviamo un posto, questo mistero che ci interpella, che ci affascina, però è tremendo perché ci mette davanti a delle responsabilità. E poi c'è il terzo e ultimo passo, quello di invitare il Signore a casa nostra, dirgli la nostra disponibilità, farlo sedere alla nostra mensa. È lì, quando noi condividiamo il pane con il Signore, che Lui ci dona se stesso, ci dona l'Eucaristia, però poi sparisce perché ormai sta dentro di noi e noi abbiamo la possibilità di riuscire dalle nostre case per testimoniare che anche noi l'abbiamo visto, come gli apostoli quel giorno. È ovvio che noi ci dobbiamo fidare, emergeva da tutte e tre le testimonianze la questione della fiducia. Noi non l'abbiamo visto in carne e ossa il Signore, noi fondiamo la nostra fede sulla testimonianza di qualche altro che ce l'ha consegnata. Però questa fiducia, questa fede ci fa ardere il cuore, e penso che la presenza del Signore si veda dalle nostre facce, si spera si veda dalle nostre facce, dalle nostre amicizie, dal nostro modo di metterci in gioco per la santità degli altri, per la santità della Chiesa e per il bene del mondo. Si vede, confermo io a nome di tutti, oggi in collegamento, la gioia insomma arriva anche oltre questo schermo. Ci sono quelle famose parole chiave che dicevamo all'inizio, io adesso per concludere, perché comunque vi prendete il tempo che volete, ne prendo tre, che sono gratitudine, coraggio e lode. Scegliete voi quale riassumere, ovviamente riguardando anche alla vostra vita. Comincio da Don Roberto. Gratitudine per chi? Gratitudine innanzitutto a Dio per questo immenso e incommensurabile dono che mi è stato fatto, perché nonostante sono quasi 2 anni che sono prete, ancora devo conscientizzare ciò che mi è successo, e quindi la gratitudine a Lui per questo grande dono ricevuto, è soltanto merito suo. Questa è la parola scelta da Don Roberto. Don Domenico. Beh, anch'io ho pensato alla parola gratitudine, perché penso che sia, debba essere sempre il motore che mi spinge a continuare a camminare. Ogni tanto ci capita a tutti quanti di perdere la memoria di quello che il Signore ha fatto nella nostra vita. E questo fa perdere un po' il senso di tutto quello che facciamo.
tornare ad una memoria grata attraverso la storia della nostra esistenza e della nostra vocazione è la chiave di volta che ti permette di poter camminare senza ostacoli. Don Damiano. Ecco, completo un po' le loro parole io aggiungendo la parola lode. Penso che in questo periodo della mia vita, ad un anno dalla data del sacerdozio, penso che più che mai la parola lode sia la mia, la sento più che mai per me questa parola. Lodo il Signore per i doni del suo amore. Lodo il Signore perché mi ha scelto non per miei meriti. Lodo il Signore perché mi ha posto in un popolo che ogni giorno mi mostra la sua tenerezza, il suo volermi bene. Lodo il Signore per il dono della vita, perché ogni giorno attraverso la mia povera esistenza mi mette accanto a tanti fratelli e sorelle. Ecco, allora, accanto alla parola che già i miei amici hanno utilizzato, quella del ringraziamento al Signore, io aggiungo la lode. Ecco, lodiamolo insieme per i doni del suo amore, perché il Signore davvero ogni giorno fa tanto per noi. Grazie, lo dico io, grazie anche a voi per questa testimonianza. Don Pasquale, c'è questo grazie che viene dato, lo sappiamo tutti, anche chi ha fatto un'altra scelta, viene detto soprattutto quando un regalo piace, no? Una cosa piace, vuol dire che siete tutti soddisfatti del regalo che avete ricevuto con la chiamata. Abbiamo avuto coraggio, ecco, completiamo anche così l'ultimo l'ultimo pezzetto di questo mosaico di parole che Papa Francesco ci ha consegnato. Il coraggio che non è qualcosa di totalmente umano, il nostro coraggio viene dal Signore perché Lui ci sta vicino e ci dice ogni giorno non temete, affrontate i pericoli, affrontate i rischi, buttatevi, ingegnatevi per il popolo di Dio che vi è stato affidato, perché il Signore ci è vicino e noi contiamo su questa sua vicinanza, perché senza di Lui non potremmo fare nulla. Abbiamo completato il quadro. Io vi ho tenuti un po' così, un po' sul serio, un po' sul... siamo tutti un po' così... manteniamo compiti, educati, compiti. Ma possiamo immaginare quando vi incontrate al di fuori della telecamera, ecco. Possiamo immaginare quando... un bel gruppo di amici. Stiamo resistendo per la serietà. Sì, guarda, si vede. Ma potevate lasciarvi andare, purtroppo è colpa del tempo che termina. Guarda, vediamoci qualche altra volta, così poi magari ci rendiamo conto. Come dire, una sezione nel palinsesto, sì, per possiamo... barzellette, aneddoti, eccetera, possiamo fare un possiamo siamo disponibili. Sì. Siamo ecco, disponibili. Ecco chi guida il popolo di Dio, siamo felici di avervi insomma, a capo. Grazie. Di tutto ciò. Grazie davvero di cuore, lo dico a nome di tutti, che sia una giornata di lode al Signore, di gratitudine. Datevi al meglio della vita, lo state già facendo e questa è la dimostrazione. Voi avete studiato tutti quanti a Molfetta, mi pare di aver capito, quindi siamo in Puglia, anche se qualcuno adesso è fuori regione, come Don Roberto, però insomma Castellaneta, Taranto, San Giovanni Rotondo, c'è un'altra facoltà teologica che abbiamo conosciuto in questi giorni, perché è stata la prima che si è occupata di didattica a distanza, ci spostiamo a Capodimonte, quindi andiamo dall'altra parte e presentiamo insomma il loro servizio, anche in questo momento un po' particolare che tutti stiamo vivendo. Io subito dopo il servizio, ma io vi saluto, vi ringrazio di cuore, pregheremo per voi sacerdoti come sempre, come ci è richiesto, ma lo facciamo con il cuore. Grazie. Grazie. Buona giornata. Ci vediamo presto. Don, noi ci vediamo la settimana prossima. Grazie. Ciao. Ciao. Grazie. Grazie.